Un dialogo con i cittadini sul futuro dell'Europa si è tenuto questa mattina nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino con la partecipazione del commissario europeo per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides. L'evento, intitolato Solidarietà in un'Europa che protegge, si è aperto con i saluti del sindaco Luigi De Magistris ed è promosso per avvicinare i cittadini alle istituzioni europee e discutere su come migliorare la risposta collettiva alle catastrofi naturali e come rafforzare il sistema di protezione civile. No doubt that this citizens dialogue, this instrument. Sicuramente i citizens dialogue sono uno strumento molto importante per avvicinare i cittadini europei, molto valido, estremamente valido, e voglio essere davvero sincero e franco: per anni le istituzioni europee non hanno sfruttato appieno la portata, la potenzialità di questo strumento per avvicinare la gente comune, per ascoltare quelle che sono le istanze dei cittadini e le loro preoccupazioni. La Commissione attuale, il cosiddetto team Juncker, ha invece deciso di utilizzare appieno questo strumento, non solo per far vedere ai cittadini che le istituzioni europee sono loro vicine, non è solo un'operazione di public relation, di PR, ma in realtà è uno strumento assolutamente importante per ascoltare quelle che sono le preoccupazioni dei cittadini, quello che i cittadini si aspettano dalle istituzioni europee e anche quello che hanno in mente come visione dell'Unione Europea per la loro vita futura. Noi crediamo nell'Europa, siamo europei, crediamo in Europa forte, ma forte nei suoi diritti, nella sua capacità di essere solidale, proprio perché abbiamo una grande cultura, quindi l'Europa della giustizia sociale, dell'uguaglianza, della fratellanza, della solidarietà, un'Europa che tende una mano a chi è in difficoltà, che sappia ridistribuire le ricchezze, che sappia difendere il pianeta, che non rincorre altri modelli di altri continenti, un'Europa che abbia la sua capacità di avere un ruolo internazionale, che non sia divisa, con l'Italia che può svolgere un ruolo importante, le città lo faranno, noi lo faremo, perché Napoli è una città europea, una città mediterranea, una città che ha però molto il cuore verso l'Africa, quindi proveremo a fare un lavoro di cerniera, di ponte, e provare a unire i popoli per difendere il pianeta e non come fanno altri a mettere gli uni contro gli altri. Noi dobbiamo aiutare i popoli che sono in difficoltà a emanciparsi da soli, quindi sostenere chi è più ricco deve aiutare chi è più povero, non però esportando la democrazia, avendo un atteggiamento coloniale, un atteggiamento di rispetto ma di sostegno e di aiuto. Questa è la cooperazione decentrata internazionale che ci vuole, non le guerre che anche l'Europa ha fatto in Libia o in altri luoghi, opere pubbliche inutili. Ecco, questo è il ruolo che potrebbe avere l'Europa per salvare il pianeta.